Era all'inizio del secolo scorso quando un giovane falisco, con la passione della bicicletta, iniziò a gareggiare raccogliendo subito successi. Il suo nome era Giuseppe Caprio. Tanta fu la passione per la bicicletta che la trasformò in attività e mise a disposizione le sue esperienze ai giovani. In quegli anni, era il 1929, un certo Alfredo Bronzetti costruì una pista in terra battuta in prossimità della Porta di Borgo, dove si trova l'attuale Via del Pino, per la corsa dei cavalli. Ma fu subito utilizzata anche come velodromo e come campo sportivo con il nome Helios. Il 20 luglio 1930, in occasione della festa di Santa Margherita, fu organizzata una grande riunione ciclistica sul campo sportivo Helios, alla quale presero parte osannati atleti del calibro di Binda, Guerra, Mara, Grandi e tanti altri. Fra i tanti partecipanti a quella manifestazione anche il nostro concittadino Giuseppe Caprio, che conosceva la pista palmo a palmo, così riuscì a battere più volte il campione del mondo Guerra. Su questa pista iniziò a gareggiare un altro monteviasconese, un fortissimo atleta di nome Ardelio Trapè, dilettante scaltro, forte e vincente. Purtroppo trovò sulla sua strada agonistica la grande guerra che lo limitò moltissimo. Malgrado ciò continuò a gareggiare fino al 1957, cogliendo ben 122 vittorie. Intanto un'altra promessa spuntò a far sperare gli sportivi. Si trattava di Corrado Stefanoni, detto Giordello, sul quale puntarono in molti per creare una rivalità con Ardelio Trapè. Nel dopoguerra alcuni appassionati costruirono un altro velodromo in terra battuta, poco distante dalla pista Helios, ormai in disuso, e per questo numerosi giovani si avvicinarono al ciclismo. Su questo velodromo gareggiarono tanti campioni professionisti dell'epoca, specialisti della pista come Bevilacqua. Anche a Monteviascone non poteva mancare un forte velocista, un re delle volate. Ricordiamo Mauro Agliazzi, mitiche le sue sfide senza timore contro questi acclamati campioni. Eravamo negli anni del dopoguerra, il ciclismo era lo sport nazionale, le sfide sentite alla radio per chi ce l'aveva o dai giornali tra Coppi e Bartali. Anche sul Colle Falisco nascevano campioni con la C maiuscola, come Santer Nucci, che iniziò ad anellare vittorie nel campo dilettantistico, poi coronando la sua carriera, vincendo a Frascati, il campionato mondiale dilettanti. Era il 1955 e a Monteviascone furono giorni di festa. Passato professionista iniziò bene, sfiorando la vittoria alla Freccia Vallone e piazzandosi in altre importanti competizioni. La carriera terminò dopo il Giro dell'Umbria del 1963. Del mondo Ranucci è fra i primi a punzonare in questo classico Gran Premio Pirelli che vede partire 100 dilettanti di tutta Europa al via dato nel centro di Milano. Non si hanno grosse sorprese nella prima fase veloce della corsa. Poi sono in fuga il napoletano Pagano e il catanese Cavallaro. Perfetto direttore di gara, Binda osserva Tosato e Barale che si staccano dal gruppo e raggiungono i primi due poco prima del rifornimento. All'inizio del ghisallo si unisce ad essi Mannelli, ma Ranucci e Grassi partono all'offensiva e a tempo di record quasi riprendono Mannelli, che li precede di poco sulla cima. Lo raggiungono e lo staccano però in discesa poco dopo. Il campione del mondo e Grassi in duello solitario lottano in volata sulla pista del Vigorelli e confermeranno col primo e il secondo posto il verdetto dei mondiali di Frascati. Con Proietti anche Arturo Pozzo si congratula col vittorioso Ranucci. Ma i tifosi monteviasconesi non avevano da annoiarsi perché sulle strade del colle già sfrecciava uno scalpitante atleta che Ardelio Trapè, suo fratello ormai veterano, faceva fatica a tenerla a bada. Si trattava appunto di Livio Trapè. Da dilettante ha vinto tutto quello che c'era da vincere. L'atleta con il maggior numero di vittorie in campo nazionale, campionato italiano su tutti. Nel 1960, in occasione delle Olimpiadi che si svolgevano a Roma, gli si presentava una grande occasione, l'opportunità di entrare nel mondo del ciclismo che conta, non se la fece sfuggire, facendo il pieno di medaglie, come la medaglia d'oro nella crono 4% con Bailetti, Fornoni e Cogliati. È stato il solo insuccesso italiano nei giochi ciclistici. La prima vittoria azzurra si ebbe nella prova di cronometro a squadre cui parteciparono 25 nazioni. 100 chilometri di cieca rincorsa, tutti e quattro i componenti dell'equipaggio legati alle reciproche debolezze. La giovane squadra italiana aumentò il vantaggio giro per giro. Giacomo Fornoni, spazzacamino.
Antonio Bailetti, fornaio. Il nominato Livio Trabè. Ottavio Cogliati, meccanico. Sulla strada della vittoria, la squadra azzurra raggiunse avversari partiti prima e li rimorchiò come naufraghi. E dopo 2 ore e 14 primi di corsa, irruppe sul traguardo, accompagnata da una scorta d'onore di belgi e spagnoli. La medaglia d'argento su strada, battuto solo per pochi centimetri dal russo Kapitanov. Un percorso di 175 km, la prova individuale su strada. Partono in 136, marocchini, messicani, coreani, ciclisti di ogni paese. A 40 km dall'arrivo, sulla salita che conduce alla via di Grotta Rossa, il tenente Viktor Kapitanov, ciclista dilettante, riesce a sganciarsi. L'italiano Livio Trabè è l'unico a reagire, tutti gli altri perdono contatto. Trabè è curvo, gli fa da gobba una spugna che tiene sotto la maglia. Al penultimo passaggio Kapitanov si impegna in una volata che a lui sembra quella finale. Ha sbagliato il conto perché manca ancora un giro all'arrivo. Non è forte in contabilità ma fortissimo in volata. Il panettiere di Montefiascone, ora che lo ha sperimentato, cerca di distaccarlo. Tutti e due adesso hanno un intento preciso. Trabè deve evitare di trascinare Kapitanov, mentre Kapitanov deve lasciarsi trainare fino al traguardo per risolvere la corsa in volata. Sono ancora assieme all'ultimo chilometro. Inizia il gioco delle finte e degli arresti, come in una gara su pista. Nessuno dei due vuole condurre la volata. Frena Trabè, frena Kapitanov. Lo striscione del traguardo è là, in fondo al viale. Trabè lo vede. Sembra investito da una scossa. Salta in testa, è nettamente primo. Mancano 200 metri. 150. 100. È sempre primo. 50 metri, ancora Trabè. Ma ecco, Kapitanov attacca al largo, rimonta, vince di mezza ruota, forse di meno. Per il trionfo di Kapitanov, la disperazione di Trabè. Passato professionista con addosso gli occhi di tutti i tecnici, il più corteggiato, il più quotato perché un atleta completo, andava forte su tutti i campi. Il ciclismo di allora chiedeva ancora più di oggi queste caratteristiche. Passò a professionista con la Chigi, subito grande corsa in campo internazionale. Vinse il Giro di Campania. Il Giro d'Italia del 61 portò sfortuna al nostro Livio. Infatti, cadde a Merano nella tappa Trento-Bormio, subendo un grave infortunio che compromise la stagione e rese problematica la continuazione della sua carriera, che, come lui spesso dice, il bello doveva ancora venire. In quegli anni, accanto a questi due campioni, gareggiavano altri forti atleti, Corrado Governatori, Agostino Caprio, Antonio Notazio, Luciano Femminella, Liseno Marsili, che purtroppo, per sfortuna o per mancanza di possibilità, ricordiamoci che erano gli anni difficili del dopoguerra, non sono riusciti a raccogliere i risultati dei due compaesani campioni ed amici, ma anche loro entusiasmarono tutti i tifosi montefiasconesi. Passiamo agli anni 60, sulla scia dell'entusiasmo di queste conquiste, a Montefiascone tanti giovani provarono ad emulare i due campioni con discreti risultati. Ricordiamo Mario Andreani, Agostino Camicia, Piero Caprio, Alvaro Cappelloni, Massimo Gianlorenzo, Valerio Trabè ed altri, che ci scusiamo di non ricordarli tutti, perché erano in tanti a correre nelle varie categorie. Un ricordo doloroso ma doveroso va a un ragazzo che era la vera promessa del ciclismo. Si capiva da come andava in bicicletta, dalla serietà per come si allenava e dai risultati raggiunti nelle categorie inferiori, dalla buona scuola che aveva e dal cognome che portava. Trabè, di nome Sandro, figlio di Ardelio, nipote di Livio. Purtroppo una maledetta caduta in una corsa sulle pendici del Monte Amiata gli ha impedito di continuare a correre e di vivere. Gli anni 70 sono stati un pochino più avari come quantità, ma non come qualità. Rappresentati da giovani come Moreno Sistimini, Roberto Cappelloni, che da allievo e da dilettante juniores ha ottenuto un'infinità di vittorie. Purtroppo ha interrotto troppo presto l'attività agonistica che conta, preferendo quella amatoriale, dove ha sbaragliato tutti gli avversari. Gli anni 80 come gli anni 70 hanno visto solamente un atleta di rilievo agonistico, Stefano Napoli, un dilettante fortissimo di buone speranze. Ha gareggiato nella Fragora accanto a Roberto Petito ed altri corridori poi passati professionisti. Ha svolto giri d'Italia per dilettanti, corse internazionali, non riuscendo però ad approdare al professionismo che sicuramente meritava. Nel 1983 gli sportivi di Montefiascone hanno vissuto un giorno di festa per lo sport.
Il 21 maggio, infatti, il Giro d'Italia fece tappa a Monteviascone e quella tappa fu vinta da Riccardo Magrini. Erano gli anni in cui il ciclismo lasciava un po' il posto al calcio e a Monteviascone nascevano gruppi amatoriali e tanti appassionati si riversavano sulle strade per emulare i suoi campioni. Si organizzavano gite sociali, cicloraduni, corsi amatoriali quasi tutte le domeniche. Nel frattempo una nuova disciplina ciclistica prendeva consistenza, era la MTB, seguita da tanti praticanti tanto da spingere i più appassionati ad organizzare una gran fondo denominata dell'Est-Est-Est, che quest'anno raggiungerà la 10ª edizione e che generalmente vede al via oltre 500 bikers. Negli anni 2000 un giovane, dopo aver lasciato il calcio, si dedica al ciclismo, unico caso in controtendenza, con grande passione, fino a raggiungere un contratto per un anno da professionista. Si tratta di Sergio Ceccarelli, che tuttora gareggia nella categoria cicloamatori con buoni risultati insieme ad altri due vincenti come Fabio Giusti e Danilo Sensi. Le speranze di oggi sono rivolte su Asia Ranucci, anche lei è un cognome pesante, nipote di Sante Ranucci, ragazzina di 11 anni con una sola passione, la bicicletta, tifosa di Marco Pantani. Tra i giovanissimi ha già collezionato circa 90 vittorie, ricordiamo anche il promettente juniores Pierluca Dandolo. Speriamo che continui così e che altri si aggiungano a questo sport che in questi ultimi anni ha perso un po' di vigore nel campo agonistico. Speriamo sui giovani.